Va bene, no, a me. Aspetta. Se è pronta un'altra nel frattempo possiamo. Col grill. Vediamo un po'. No, credo che abbia capito male. No, a me. Va bene, no, a me. Aspetta. Se è pronta un'altra nel frattempo possiamo anche infornare. Ma non abbiamo le teglie, purtroppo. È vero. Vai. Sempre su quello. Sì. Però no, questa cosa non ne sono al corrente, ma credo che lui abbia capito. No, tutto qua, nel senso che se io detto così, oh, invitato, se viene faccio più. No, infatti io ho invitato Antonio a, a chiarirti, a chiarirsi con te. Solo e che ho detto, è da due settimane che cerco di dirgli di, tra virgolette, non fare sbuffoni così. No? Sì, ma sono cose che gli ho detto io. Poi insiste. No, ma queste sono cose che io ho detto proprio due l'altro ieri notte fa. Mi ha rimbalzato. Mi ha detto, io sono troppo intelligente. Di quello ho detto, vai. Patrick, cioè, allora sono cose che io gli ho detto due settimane fa. Era presente poi, anche Andrea. No, ma poi vedere come ti dico, perché ma comunque, veramente. No, vabbè. Faccio la tenerezza, perché c'è Patrick. Ursula con le amiche, guarda programma, questo mi prende in giro, cioè. Sì, ma è chiaro. Antonio mi ha sempre rimbalzato. Per me è tutto chiaro. Quindi gli dico, vieni che andiamo, tra gli altri, vedendolo quello più in difetto, è per quello, e sarà uno degli ultimi televoti, chiaramente, quindi. Sì, certo. Ma non per strategia, no, ma cioè proprio perché mi fa, fa ancora lo sbruffone. Comunque, togliendo tutto quello che dice a me. Qualora lui dovesse venire da te, cercate di chiarirvi. Sì, però in due settimane non mi ha voluto ascoltare. Okay. Adesso io chiarisco e non c'è problema. Ok. Però se tu ritieni che sia necessaria anche la mia presenza, io ci sono. No, tranquilla. Grazie. Mi fa piacere che hai capito il mio punto di vista. Certo, anche certo. Perché poi, anche io per dire, Teresa, Anna, te, Denver, come faccio? Lo so. Più divertente con Antonio, visti gli attriti. Capisci? Ma chiaro. Certo. Lì che se la ride, poi dico, ridi, ridi. Intanto abbassa la cresta e vieni. Cioè, questo era un po' per fare anch'io, capito il ragionamento. No, ma io l'ho capito. Perché sai che poi le prendo di petto le cose quando. Ma certo. Quando si tratta di prepotenza, in piccolo però. Io lì per lì, ti dico la verità, pensavo che chiamassi Antonella. Io. Ma lo sai per quale motivo? No, ma perché? Ok, no, ma ti dico anche perché. Lasciami spiegare, perché mi sono detta, siccome qualche settimana fa tu mi avevi detto se Antonella dovesse finire al televoto, io voglio andare con lei. Sì, ma io ho detto. Ma io ci volevo andare, però poi è la mamma, è questo, e tutte le cattive, vedendola poi mi ha comunque raccontato, ragazzi, delle sue cose, eccetera. Alla fine questa non ho avuto. Cioè, paradosso è che. Che bella faccia. È più sbuffone Zecchina in queste due settimane. Ma tu, sinceramente, lo hai fatto perché ritieni che Antonio sia sbuffone o perché ritieni che sia meno forte di Antonello? No! È esclusivo. Guarda, proprio per l'atteggiamento che ha, non ho fatto nessun calcolo. Sì, io so. E non ho. No, perché ha stupito anche me, ero convinta che tu chiamassi Antonio. No, non faccio calcoli. No. Ma perché ieri. Va bene, se devo dire a lui non va bene, ho detto vabbè, allora facciamo Antonio, mi ha salvato, tra virgolette. Sì, poi ha salvato la Marini, non me. Denver è Aristide Salvi. Ha salvato la Marina e non me. Non è che ci sta, voglio dire, non è, a questo chi punto. Se ne frega, voglio dire, a livello proprio di nomination. Sì, ma no, sì. Non ho fatto il cambio. Perché Antonella non mi dà. Non ho quel. Fosse stato la settimana scorsa, ovvio. Ma no, non mi dà. Ha stupito per quello, ho detto che non abbia fatto il nome di Antonella. In virtù di quello sono più arrabbiato che con Antonio la scorsa settimana. Dall'altro ieri. Ma perché mi ha rimbalzato da arrogante? Ragazzi, scopri. Aristide traduce, purtroppo. Perché lui non. No, ma lì se non ci fossimo, se non avessimo detto nient'altro, che rimanevamo io e te, saremmo rimasti io e te. Se non ci fossimo messi d'accordo. No, vabbè.
Il Grande Fratello trova sempre. No, no, perché l'ha detto a un certo punto, che ha detto ragazzi se non decidete... Ha detto una cosa. Nessuno vuole sarebbe inventato qualche altra cosa. Big Girl. Che cosa? Tovaglioli, non abbiamo tovaglioli, Scottex, niente. Va bene. Tu l'hai chiesto Cici? Sì, mi hanno fatto... Ah, ok. Amma. Ok. Sì, anche questo è troppo grande. Quindi... Ah, taglio? Serve... Ok, Scottex, quindi. Aristide in confezione. Eccolo. Aristide, per cortesia, mettiamo lo Scottex. Ok? Poi, se ti va vieni, quella famosa CC, però in primis lo Scottex. Ti ringrazio. Di che c'è anche una certa urgenza. Purtroppo lo Scottex, ti devo dire, è più urgente della CC. Pensa a te. Guarda, una l'ho fatta io, la prima verso sinistra. La prima da qui. Ok. Bravissimo, qui abbiamo fatto due bellissime pizze. Vai, terza. Un attimo, adesso che... Sembra di stare in una pizzeria. Che buono. Comunque hai ragione, forse meno. Visto che ho fallito con le minestre, forse esco da qua che ho imparato a fare le pizze. Io inizio subito Erita e questo qui, quello, vedi Patrick? Sì. Sembra poi troppo fine, poi viene il cornicione enorme, l'impasto. Ecco. Però quelli con i leader, sì. Se uno ha preso un tuo, così, primi che prendo, subito. Quello sì. Vengo a chiederti se per favore non ci insulti. L'altro mi viene continuamente, ed è un problema, cioè che un po' mi spiace. A me mi fa il ritratto da Maya. Perché ha fatto questo ritratto? Perché non ci arriva. A me non me ne frega niente, io non mi offendo per il ritratto. Ma nell'insieme l'ho pesato così. Che? Ovviamente era uno scherzo. No, però non lui... chiedo, perché sì, non ho visto questo ritratto. Sì, ma è sempre strafottente. Sai la strafottenza quella a scuola? Siccome io sono tranquillo, però poi quando gioco duro gli dico vieni, non mi dice un non ride più, mi fa più ritratto e chiede scusa a tutti. Certo, certo. Sono un caterpillar io, ma non strategico, sono un caterpillar. Sì, sì, sì. Sono uno dei peggiori concorrenti di sempre per questo. Boh. Infatti ho già chiesto, forse non ci sarà più la sfida. No, ovviamente. E io speravo, sapendo che ci fosse quest'anno, di tornare a Parcorino. Tu sei riuscito ad andare. Ma ci sono andata dunque una volta perché la suite l'avevano vinta Michele Cucuzza e Rita Russo. Ah, sei andata con loro? No, e allora solo per la cena, loro hanno dormito, solo per la cena era un momento difficile e Michele ha scelto me e Rita ha scelto Paolo. Bene, bene. Eravamo in quattro. Dai, bella a cena lì. Molto, molto. Io con Fabio Testi sembrava di essere in un hotel all'estero. Ah. Okay. Non ti è sembrato di andare in vacanza? Sì, sì, era un'atmosfera completamente diversa. Ci siamo divertiti, siamo stati tanto bene. Tanto tempo fa. Ma c'erano spettacoli, qualcosa? Quella sera c'era, credo, qualcosa di arabo. Sì. Credo qualcosa di arabo. E poi ci siamo andati una seconda volta, solo le donne. Sì. Perché erano arrivati per i tre boys. No, erano arrivati i tre boys. Presto ancora. Dai. Erano arrivati i tre boys. Bello. E lì è stato una sorta di aperitivo. Insomma. Che però faceva troppo caldo. Vabbè, caldissimo. Eravamo in 10 persone lì, 12 persone, non mi ricordo. Ok. Allora, adesso mi dovete fare il calcolo di quante vanno in bianco. Perché le mozzarelle sono quelle che sono. Io posso mandarla anche senza mozzarella. No, no, al massimo mettiamo il grana nelle altre, il formaggio quello normale. Ma nella nostra la mettiamo? Sì, un pochino sì. Infatti io la vorrei. Dicia, tu lo sai. Tu lo sai che un quarto della tua cavolo, pizza fatto la una farei di teglie, con la vero? Stavolta è pizzeria. La pizzeria lo sai del Grande Fratello. Cuore, ma in realtà è arrivato quello, Sì. Però forse è ancora qui. Speravi che non aspetta, ti abbissassi. Invece subito. Te l'ho detto prima. Arriva, Arrivo. Tu sai che sono una ragazza generosa, quindi sì, nessun so problema. Che sei anche quell'altra cosa, però. Quella lì come vuoi. È ancora un po' crudo. Stasera beviamo come bibita eccezionale acqua blu. 2,55. Ma non si può facciamo usare...